anni. Un'assemblea provinciale con oltre 300 partecipanti per festeggiare gli 80 anni di Coldiretti, la prima organizzazione agricola d'Italia ed Europa. L'impresa diretto coltivatrice è stata il centro, il motore di sviluppo di un sistema anche culturale che ha portato a sviluppare su 2 milioni di proprietà espropriate piccole imprese modello di uno sviluppo sociale che ha portato nelle campagne lavoro. E soprattutto cultura, senso di comunità. Coldiretti in questi 80 anni è diventato il partito della prossimità, vicina agli agricoltori e capace di dialogare con i consumatori per un modello che sia inclusivo. Insieme gli agricoltori, la società hanno introdotto modelli di cultura del cibo, buono, pulito, giusto, modelli di uso dell'ambiente sostenibile attraverso molte attività che oggi gratificano il cittadino attraverso il turismo, l'erogazione di servizi legati alla natura, all'ambiente, delle qualità, dell'identità di questo paese. Tante le battaglie ricordate, comprese quelle sul fronte europeo. Hashtag no fake in Italy, questo perché stiamo facendo una raccolta di firme che sarà a livello europeo. Noi dobbiamo raccogliere 1 milione di firme a livello europeo fra Paesi membri, portarli a Bruxelles perché dobbiamo riuscire a ottenere l'etichettatura d'origine su tutti i prodotti agroalimentari e questo lo facciamo per tutti, quindi per i consumatori che saranno tutelati, potranno vedere in etichetta da dove proviene quel prosciutto, quel formaggio o quella verdura e poi per le imprese agricole, per il nostro reddito, perché solo avendo un mercato leale riusciamo a portare reddito all'interno delle aziende e continuare a investire nel nostro paese.